Mauretto e Dani, vieni Dani. Guarda, ci troviamo qui all'Unieuro dell'Ureto. Facciamo vedere il drone a Mauro, guarda. Vedi Mauro, vedi qua la telecamera. Senti che c'è la musica sottofondo. Ma quanto viene? Quanto viene? 6,86. 6,86 Mauro. Però c'è una batteria solo, capito? Se tu vuoi quel kit è 188 in più, quindi l'ho preso con 50 euro al mese per 2 anni, capito? Dopo se tu fai un finanziamento a 3 anni devi spendere, sai quanto? 30 euro al mese per 3 anni, 30 euro al mese, la valigetta, ti da tutto. Con 30 euro al mese per 3 anni, però 3 anni beh, arrivi c'ha un occhio. E dopo qua ricarichi il telecomando? Però non vede né niente questo. Dopo qua può ricaricare il telecomando, vedi c'ha l'attacco, c'ha l'inserimento dell'SD, c'ha lo schermo, dopo c'ha tutti... Trasmissione 10 km c'è scritto, ma io non ci credo. Quel ragazzo ha detto più di 3-4 km è rischioso. No, questo c'ha i satelliti, vai con i satelliti. Capito Mauro, e il tuo a 8 mi pare, questo 10 però non vale la pena, più di uno o due. No, perché vedi il video trasmette fino a 10 km, capito? Quindi è vero. Ma è tanto lontano, è troppo, capito? È un rischio, eh. Io no, così lontano no, però ho visto qualche video tempo fa di qualcuno che l'avevano taroccato fino a 30 km. Ma davvero? Ma è troppo, come fa a durare la batteria? Però secondo me a 5 ci arriva. Ho visto delle cose tempo. Ma Dani, 5 oh, da Castello è Nosimo, eh? Sì, sì. Ma è tanto lontano? Ci arriva, voglio. Voglio che ci arriva. È impressionante. Questo è l'unico drone in assoluto più evoluto che mi sono fatto io fino adesso. E c'è anche la modalità che ti segue se ti sì. Basta che schiacci da qualche parte, io non lo so dove devi schiacciare. Dopo faremo un unboxing fatto per bene. Non so, a giorni. Comunque per andare a trovare De Garda mi hanno fatto mettere i guanti e le scarpette, sai? Addirittura. Le scarpette, dentro le cliniche private ancora c'è sti leggi. Faccio vedere un video del drone. De cosa è questo? Perché c'è le recensioni, c'è? Sì. Stai guardando. È un regalo ragazzi, questo è bravo. Sì. Questo c'ha tutti i droni perché lo sponsorizzano. Oh, Bigenetta. Sì, lui fa da sponsor a tutti. Quindi la DJI le regala. Per tutti dentro casa. Che culo rotto. Il suo studio. È bello quando le aziende ti dà la roba. Sì. Vedi? Sta in una mano. Pare un aereo, guarda, i reattori, cioè. Lo giri sto video? Non lo vedo. Guarda che bello, vedi la copertura del gimbal. Sai cosa mi ha detto quel ragazzo là di prima? Sì. Ha detto che la fai una volta la calibrazione. Sì, dopo passa. Sì. Che roba. Hai visto che roba? Le camere? Sì. Poi che cos'è che ti ha dato in più una telecamera in più? No Mauro, quella l'ho presa io. Ciao zia. Ciao. Non l'ho fatta zia venire a trovare oggi, ce l'ho da fare. Ho visto Luigi al cimitero l'altro giorno, io sono andato a sistemare la tomba di Carla Zichetti, zio Lino e zia Mimmi, tanto anche se nelle tombe dell'ora i fornetti non c'hai niente da sistemare, però a togliere le polvere, se robe lì, capito? Però sono stato laggiù, ho visto Luigi che andava da solo, non so, andava da Teresa, mi sa. Sì. Sicuramente. Ciao, sì, ciao. 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 Sì, ciao
con i Devita. Tutti non sensori... sento più niente, zia, cosa c'è? 360 gradi. Guarda tu. Tu te lo puoi sparare anche addosso, perché zia. Fermo, capivo? Non ti sentivo più. Boh. Hai detto, sono andato io a abitare del tempo, a trovare De Garda prima. Mi ha fatto brutto perché non si muove più, è un vegetale. Guarda che roba sta qui. Guarda che roba. Eddie, no? Tutto, Eddie. Guarda, vedi? Ricordi Eddie? Hai visto che roba? E De Garda? Te non la conosci allora, pensavo che la conoscevi. Incredibile. Un'amica nostra, a me mi faceva le ripetizioni quando andavo a scuola quella volta. Sta tutto, c'ha il morbo di Alzheimer, c'ha tutto, è vegetale. Mamma mia, quanto mi ha dispiaciuto. È bellissimo. Cos'è? Sta Tolentino quello? No, niente, dicevo a Dani, perché c'è Mauro e Dani. Incredibile, ha evitato tutti gli ostacoli. Sì. No, zia, Dani c'è una parte, stavo qui all'euro, dov'è che è? L'Unieuro, dell'Uretta. Spettacolare, eh? Ah, no, non mi ha detto niente. Ho capito. Quando ritorni a casa? Scatta per niente, immagino. Ho capito. Tanto passerà pure questo. L'importante è che non si fa la fine di quella porre di carta, perché è una roba assurda. Guarda che roba che luci che c'ha, visto? Meglio così. Però questo è il pro, quello che sta facendo. Vabbè, che è uguale. Guarda che roba, ha evitato tutti gli ostacoli, gli alberi, guarda che roba. Ma l'ha fatto lui, l'ha evitato lui. No, da solo. Da solo. Guarda. Guarda, adesso imposta tipo un sistema che lo segue. Guarda, l'ha fatta apposta a passare in mezzo agli alberi, perché deve essere evitato. Accende pure i sensori. Sì. Che figata. Guarda. Vedi, lui non fa niente, non tocca niente tra i comandi. Guarda come lo schiva l'albero, da solo. L'hai visto? Mamma mia. Guarda che figata. La modalità che lo segue questa. Prova sempre di là. Si vede che per riparti ti ha meglio. Sì, questo è impossibile che o vai contro qualcosa o te lo perdi. Cioè, questo è più sicuro di quelli precedenti. Sì. Ma che figata del telecomando. Non so cosa cambia tra questo e il Pro, è uguale alla fine. Non scatta per niente. C'è anche il Pro. Sì, il 3 è Pro. Che cosa cambia? Questo che sta a fare vedere il Pro, vedi? Fatto bene un po' questo, mamma mia, è rotondo qua sopra rispetto a quello invece è quadrato, può essere che c'ha le luci c'ha le luci qua, che questo non ce l'ha, però è uguale, comunque ce la mette ne tutta per far spende, perché fanno sempre il Pro, quello meglio, non finisci più da comprare. Sì. Tutta una tattica di merchandising, il signoraggio. Allora questo facciamo così,
fermo lì alla bottega della via. Speriamo bene. Così lo impostiamo e poi andiamo fuori e facciamo il video. Martedì che martedì? Dai, spero di esserci anch'io. Stai. Dici, ma è mandei Laura. Allora, se lo fai verso la sera, 6:30. Vabbè. Forse gliela faccio. Vado a casa, mi cambio, oppure mi porto la. Mi dovrei portare la roba, mi cambio al lavoro, però mi sa che passo a casa. Fai prima, fai prima. Mauro, perché ti dico una cosa, adesso fa sapere che non è niente di programmato ancora, però è probabile che viene su Santino, sa. Chi è? Allora, te non li conosci. Santino è un uomo de cuore, è anziano, un uomo de cuore, però è in avanti. Te voglio dire, è l'amico di Gianluca. Praticamente si due persone conoscevano a Paolo, quello guaritore che faceva i prodigi del Senigallia. Paolo, oh mamma mia, mi era capito. Hai capito chi? Perché dicevo che ci andavo. Faceva fare le preghiere di liberazione e guarigione. Paolo Razzietti. È morto. Lo vedi anche su internet. Loro, questo era il fio acquisito, nel senso che questo Gianluca era un fio spirituale di Paolo Razzietti. Viene giù perché mi vuole ne sta a cena insieme martedì sera, forse. Quindi eventualmente o vuole ne andare alle 4 chiacchiere o al Gatto Nero oppure da Pippo. Sempre se aperto. Vedene loro, è loro che organizzano, io no. Io devo stare solo lì a mangiare, a parlare e basta. Poi in caso noi prima stiamo laggiù, aprimo sta roba, poi tutto al più vado da loro. Tu vai da loro e non da mancato. Come ti pare? Capito? Forse non è detto, non è programmato ancora. Mi deve ne dare conferma martedì. Se invece magari non viene loro, stiamo noi insieme e mangiamo qualcosa al McDonald's. Non lo so, io non posso più spendere perché ho troppe spese ormai. No, dico, ognuno paga per sé. Il McDonald's costa tanto lo stesso. Ma scendo, perché uno dice McDonald's risparmi, ma 20 è tutto un continuo, 10-12 euro te parte a testa, poi non mangi niente. Un panico così piccolo ci vuole la lente di ingrandimento, il microscopio ci vuole. Mauro, quelle poche volte che sono a me mi ha saziato. Sì, ti ha saziato perché è pesante, però è piccolo il panino, tutti piccoli. Dopo certo, se mangi pure il gelato, Coca-Cola. Poi c'è il gelato al pistacchio. Le sentivo apposta. Te Mauro, il gelato al pistacchio non l'hai preso mai quello nuovo. Quello se tu lo mangi, te mangi pure l'incarto, cioè, quanto è buono, vero? Lo conferma Dani. Sì, è vero, è buono. È buono un bel po' quello al pistacchio. Guardo tutti i video per sapere come configurarlo. Grazie. Dani e Mauretto. Grazie che siete venuti oggi, mi avete fatto compagnia. Adesso staccamo. Chi era? Siamo a casa. Vedi, no, questi e quelli che abbiamo fatto. Allora, siamo qui con Dani, mi è venuto su a salutare. Sì. È venuto da Ancona a salutarmi e io ho detto che ho fatto il finanziamento e ho acquistato pure il drone oltre che il computer. Eccolo qua. Ecco. Il Mavic 3 con lo schermo integrato. Senza che ci metto sempre col telefono lì di mio padre, tutto un continuo, accende e spegni. Così dopo non ti scordi, capito? Ma non è possibile, ma infatti. Tante volte è successo sui video ERT che non hai potuto documentare perché vero, non c'avevi, cellulare. Niente, a volte sbagli tutt'uno. Con questo non succede più. No, vedi, ora che roba. Allora, Antonio Barozzi, ciao Matteo, ciao Dani, ciao. Ciao. Queste luci apostatate, però ecologiche. 38 minuti dura. Dice 38, però il tecnico ha detto, guarda, io ce l'ho, però dura 10 minuti, 15 minuti, come quello vecchio.
ha detto te dice 38 perché se tu ci vai a tutto a velocità totale, vabbè, devi mettere normale, modalità super dura di meno, ti dice normale, capito? Normale dovrebbe durare quella durata, sì, a modalità cinema dura tanto. Ciao Mauretto, buona partenza. C'è Uria, la Juve verde, cos'è? La Juve verde come quella sera con Mauretto. Cosa vuol dire la Juve? Birichino, Cudirai, cosa me ne frega a me della Juve? Le parti rotanti possono causare lesioni. Pensa quanto è potente. Porca miseria. Pensa quanto è potente questo. Matteo, attento che è accesa pure la luce dietro. È una miseria. Guarda che gimbal che c'ho. Questo qua, il gimbal. Vedi, non è più come una volta che era attaccato di sopra e di sotto, è attaccato nei lati, vedi? Ah, è meglio, eh. E non si romperà mai. Hanno evitato. Allora, io voglio chiedervi a voi un attimo, chi è che c'ha il mini Mavic 1? Perché così regalo se le batterie. Le batterie e il caricatore. Cucce foglio, il telecomando, le batterie e il caricatore, cucce foglio. Però sì, buttarle via non me ne va. C'ho pure la scatola. Perché per questo non va bene. No, non va bene niente qui. Guarda, l'hai visto? L'SD va su qua, vedi? Sul telecomando. Che figata. Non va più sul drone. Come? Guarda, vedi? Eccolo qua. Mamma mia. Allora se uno se lo perde ce l'ha lì. Eh sì. Però una volta che te l'hai perso te lo sbatti. Però no, se te lo perdi cioè comunque ha registrato, capito? Sì. Ha registrato, quindi puoi pubblicare. Ho capito. Puoi pubblicare anche quando te lo perdi. Però è impossibile perderlo. Infatti. Fallo vedere qui se vuoi in questo video, che si vede poco, vedi che zooma male. Anche da sopra? Sì. Vedi? Allora dalla lista Amazon adè, lo toglio, perché sennò dopo mi dici sei Vanna Marchi! Questo Fatevela finita. Sì, guarda. Mica c'ho. Cos'è questo? Questo è, siccome era sconto l'unico pezzo rimasto, per fare i panorami, le panoramiche, che è impermeabile. Guarda che bagaglio. Cos'è? Guarda che bagaglio, guarda, è Kodak. La action camera. Sì, ma non è una GoPro, No. Già che ho fatto il finanziamento, ho preso questa camerina piccolina per piare i panorami, così amplifico i video e arte. Come allora? È dentro, e non so dove l'ha buttata. Dulla mesa non lo so, sarà. Ma è nuova, sì. È nuova, ma era l'ultimo modello in esposizione, capito? Costava 70 euro anziché 100 e passa. Pensa. Wi-Fi. Questa una volta andava bene, eh? La usano pure i paracadutisti, pensa. La Action Cam, sì. La usavano a Detroit per l'assicurazione. Chi è che se metteva la videocamera per l'assicurazione? Costava di meno l'assicurazione. Ah, dentro la macchina? Sì, perché pia 360 gradi, sì, vedi? Sì. Pensa che roba. È una videocamera, vedi? Pixel. Basta che non me la rubano in i campi, perché se io la posiziono lì, devo andare a un posto che non c'è niciù, se no me la può ne rubare. Ah, per fare video art, dici? Certo, perché quell'altra videocamera non si sa manco che fine ha fatto, l'ho portata dal tecnico, sì, manco sì, mi hanno telefonato più. Bisogna che io ci tieno alle robe proprio per creare produzioni. Sì. Perché se aspetto alla gente moro. Muori matto. Moro e risuscito. Come dicevi l'altra volta, muori matto. A chi spetti? Dopo bisogna. Qua c'è le batterie, cosa sarà questo? Ma il pezzetto della videocamera, dov'è? È lì dentro, spero che me l'ha messo lì dentro, perché. Non è che non. Se l'hanno tenuto, non credo, dai. Aspetta. Prima per compilare quei fogli, moduli, contromoduli, un'ora ci ho messo. Si smattito. Netter. Potevo aspettare a tutti quanti lì della lista Amazon che ce l'ho messo su drone. Aspetta e spera. Le robe professionali. Per forza, perché. Non c'è, no. Ma com'è possibile? Sarà qui dentro? Vedi un po'. No, il caricatore. Scusa, non me ce l'ha messo. A meno che non è di là. È impossibile che non me ce l'ha messo un pezzo. Ciao Matteo, in tutte trovi nelle. Ceregio? Stiamo sotto al Ceregio. Proprio il pezzo, quello più importante, non c'è. Ma se l'hanno tenuto loro. Quella ragazza là, Alessia, ha detto, io pensavo, aspettavo che se sbassava pure di più di prezzo me lo piavo io. Chi adesso, è questa Alessia? È quella addetta al tecnico. Il tecnico. Non vuoi. Non me ce l'ha messo? Non c'è,
Non c'è la videocamera. Oh porca miseria, andamela più subito. Eh sì. Oh mamma mia. Ma com'è possibile? Non me ce l'ha messa. È tutto un cavolo che non c'è. Qualcuno la riprende. Non ci si crede, guarda, non ci si crede. Non me l'ha data. Allora se l'ha tenuta lì. È incredibile, guarda, tutti sti ciaffi, a me io non supporto tutti sti ciaffi, cuccio tutto, guarda, cuccio fosa tutta sta roba. Tocca andare a vedere. Per perché forza. Con la finanziaria con 2 euro in più potevo pia pure questa. Dato che c'eri. Dato che c'ero, 2 euro in più al mese non è che vai a male per 2 euro. No. Però tocca portarsi il tutto quanto un po'. Sì, sì. Perché sennò non ci crede ne. Che cavolata! Cosa manca? Forse è un prodotto d'esposizione? Sì, si è scordata a staccarlo. Si è scordata a mettere proprio la cosa più importante. È incredibile, non ci si crede. Siamo svalvolati proprio, l'umanità è finita. Adesso dobbiamo andare su. Tanto c'è scritto qua. C'è scritto, guarda, leggi. Adesso però tocca andare su, perché quella roba che la vende, adesso voglio vedere. Ah, pure questa. Certo. Questa per il drone che la sopporta 64, invece il drone 1 non sopportava 64, sopportava solo la 32. Ma come si fa a essere così mentecazzi? Commendatore. Vedere se c'è scritto. C'è scritto. Ti rendi conto che si è scordata quella là a metterci il pezzo principale? La cosa più importante, oh. Mi sono collegato, ma avete comprato il drone? In due mo ho comprato il drone? L'ho comprato io. Certo, aspettavo a te Romualdo. Coda, quella qua, action cam 360. Aspettavo a Romualdo che mi comprava il drone? 16 megapixel. Potevo morire e suscità. Crankside, sono contento di vedere la pubblicità per sopportarti nel mio. No, non mi sopporti da vedere la pubblicità, dillo un po' Dani, non ci credi. La pubblicità fa guadagnare lo streamer al mese 20 centesimi. Ma a me che non c'ho. Io guadagno solo sui abbonamenti, se non no, mi fa. No, anche sulla pubblicità. Gli affiliati guadagnano sulla pubblicità. Pochissimo. Però è 20 centesimi. 20 centesimi al mese? Pensa un po', grazie del caffè. Manco il caffè mi ci È vuole. Meglio che ti abboni se te lo vuoi fare. Abbonati con Amazon Prime che è gratis. Niente, non tocca andare alla PA. Ora un po'. Divento un pilota di droni. Sì, questa costa 2,50 euro. Al mese di più. E che sarebbe? Sarebbe praticamente che io un corso che online che io con questo posso più la patente per il drone più grosso. Non serve a niente. Non mi serve a niente a me. Perché questo ricordiamo che è 249 grammi, quindi non serve la patente, vedi? Serve solo l'assicurazione. Guarda, mi pare surreale che non ci ha messo la videocamerina. Tocca andare, vai. Tocca andare oltre, dai. Sennò. Andate ora, Matteo, va bene, commendatore. Non ce se può credere, si è scordata la videocamerina, oh, non ce posso credere. Perché la voleva lei? Ah, la voleva lei? Io con ce fossa tutto su bagaglio. L'hai pagata tu, però l'ha presa lei. L'ho pagata io, l'ho presa quella. Adè, ma incazzo come una bestia fa quella. Che razza di roba, va. Ah, fortuna che l'abbiamo visto. Fortuna che sei venuto. Vedi, non è un caso. E non è un caso, mai capita per caso. Te l'ho detto. Incredibile. Andiamo a piedi. Andiamo, sì. A piedi, perché tanto non ci si può andare lì con la macchina. Allora, sarebbe servito il mammo Salaspranga. Allora, ci vediamo, siamo ritornati. Ecco, Dani adè prende la videocamerina che si era scordata lassù, perché si credeva che l'ha fatto quell'altro, l'assistente, quell'altro tecnico, invece lo doveva fare lei. Ecco. Guarda un po' che obiettivo, guarda. E poi pare che si sposta all'occhio, guarda che obiettivo. Questo è supplementare, capito? Una videocamera supplementare, perché con 2 euro in più potevo pia pure questa, perché a sconto è l'ultima rimasta lì in esposizione. Per fare i video giù il mare. Guarda, giuscere sempre da colpa degli altri. Colpa mia non era di sicuro, perché stava in esposizione, mica era colpa mia se non me l'ha dato quel pezzo lì. Tu te credi, giuscere, me vuoi, fa incazzare pure te.
quindi alla fine che è successo? È successo che Cialdini è andato al cesso, Ciccio Casolino. Sì, è successo è che c'è. Scarica al massimo. Che. Perché questa era campionario, apposta costava. Hai detto che prima costava 200 euro, adesso costa 70. Vedi le batterie? Sì, ha detto che dura un'ora. Un'ora, è piccola. Costa 15 euro ogni batteria se la pigli su Amazon. Allora, e come la carichi? C'è il caricatore? Sì, c'è l'USB come sempre. Vedi, devi mandare là e dopo tiri giù. Però tanto non la levi mai perché la carichi e basta. Infatti. O no, o la devi togli. Vedi chi? Si è caricata da chi? L'USB. No. Ah sì. E c'ho anche la memory card qua. Il treppiedi, capito? Posso fare video col treppiedi. Vedi la memory card? Sotto lì. Sì. Sì, questi fai video art. Riprende tutto, no? Ha detto che pia tutto il lato, per lato. Tutto la usavano grande angolare. La usavano a Joe Street, dove che è? In America, in Inghilterra. Oh. La usano là i tassisti per l'assicurazione, che costa di meno se riprende ogni volta incidenti. Anche quando vai al gatto nero fai video, capito, così con questa che ti riprende. Non lo so tutto. Dani, perché la batteria non mi basta. Ah. E poi il gatto nero quando vuoi che ci vuole, è no, difficile. Dico quando fai i pranzi, robe così. Tutto che, più, Che te, che, visto che è sempre che non ripia niente. Ah, sì, è vero. Quei pranzi pia tutto questo. Se capita un pranzo insieme così, a voglia. Però dura un'ora, capito? Non dura di più. Dovrei comprare la batteria di scorta. E te la cambi subito. Non me l'ha prenotata, loro ha detto lo devi fare te, ha detto. Ah, vamos. E tu costa 15 euro. Ciao Matteo, sono Gianni, come stai? Ciao Gianni. Gianni però, chi Gianni? Gianni chi? Quelli della palestra California? Birichino, una ripresa delle torri gemelle di Castello ci vuole. Con quella? Come fai? Boh. Oh Matteo, adesso aspettare 45 minuti in live a fratello Mauretto, vero? No, adesso staccamo, dai. È le 4 e io devo andare a trovare quella donna, alla clinica. Da come se fa tardi, devo unire il filmato e arte per voi. Gianni, no Matteo, solo per presentarmi, perché io conosco Gianni della Palestra California, che lavora da Garofoli. Poi conosco Gianni Alessandrini della Banca Mediolanum di Castelfidardo, che è un amico, diciamo, conoscente. Guarda che roba, se cade da 2 metri non si fa niente, vedi? Più è impermeabile, resiste tipo agli urti, vedi? E anche meno 10 gradi. Meno 10 gradi. E c'ha il collegamento col cellulare, vedi? NFC. Ma io non lo so mette. Io non lo so mette questo. Dopo vedremo come si fa. Io questa, tanto lo sai che scarica, non puoi fare niente. È 3 anni che la volevo acquistare questa. Questa, dato il fatto che ho fatto il finanziamento, ho preso tutto. Con 2 euro in più, capirai. Matteo, ho fatto una penneca mentre guardavo la live. Ci credo. Netflix, se può fare i video dentro il museo. No, non fa niente sott'acqua con questa. No. Però è impermeabile, capito? Sì, è impermeabile, ma non penso che ci devi mettere in involucro, dopo non si sente tutto, niente. Il massimo è Valerio Sentieri, no? Goblin ha comprato il GoPro, quello lì proprio speciale, che è impermeabile senza involucro, pensa, senza involucro. Oh. E costa quanto l'ha pagato quello? Quello l'ha pagato 800 euro, no? Tipo il drone, però quello lì fa i video in 4K e è 360 gradi, è impermeabile, si sente l'audio, tutto. Giuseppe, mi gusteria una ripresa sotto la pozza del mammo. No, non le faccio. Io non rovino i marchingegni miei più, basta. Ma che roba, mi scrive Pietro e basta questo traduttore. Ah, Giuseppe, mi gusteria una ripresa. No, chi fa da sé fa per quattro. Bravo Emblema, bravo.
se io spettavo a uno di voi del drone DJI 3 o 2, anche l'uno, a me, io mi accontentavo pure dell'uno, però se spettavo morivo matto. Invece non ho aspettato niente, ho fatto da per me e domani già posso fare i voli. Gianni Matteo, ma che dialetto sai parlare? 148, vedi che costava. Una miseria. È tanto? È tanto, perché io 70 l'ho pagata. Ma allora cos'è? Costa di più adesso Amazon le robe? Ma è impossibile. È quello, Guarda, il modello è quello. Su Amazon costa di più. Che roba. Qua perché c'era la promozione, Dani, capito? 70 euro. Allora, non ho seguito perché mi sono dormito. Che telecamera è? La Pix Pro SP360 Kodak. Giuscere, Romualdo voleva comprare il drone, ma tu non c'hai pazienza. Ma come ci pensi? Ma te pare che te credo? Che stronzata, non ha manco abbonato mai Romualdo. Giuseppe, è costato tanto sto drone? 1000 euro, 2 milioni. 2 milioni. Può essere quella batteria? Sì. Dopo dipende se è a litio o no. Sì, vedi, va bene. Quant'è? 24 euro 2? Sì. Vedi, mi ha detto che costa 15, infatti è vero. All'una. Dialetto marchigiano, sì, un po' marchigiano e romano. Su Amazon costa una bomba. È vero, è vero, io non capisco perché su Amazon costa di più. Invece deve costare meno. Ma ti rendi conto, il drone costa di più su Amazon che chi intende un euro. Emblema costa tantissimo su Amazon, cercatela a 70, ci vengo oltretutto a prenderla. Non c'è più, è l'unica rimasta. De qua? De questa. Era l'unica rimasta. Quanto dura? Non c'era durata. Un'ora, ha detto che la batte una batteria, un'ora, non di più. Ma se è usato, no, ma quale usato? È tutto nuovo, Te pare che fa un finanziamento di roba usata io? È tutto nuovo. È nuovo, solo che la videocamera era in esposizione. Era in esposizione, era un campionario, capito? Però è nuovo. Siccome non ce l'ha più il magazzino, era un campione. Invece il drone è sigillato, lo vedi che è sigillato, guarda. Mica si vede niente dentro al video. È sigillato, vedi che fa riflesso, toh. Qua la durata è incredibile. È bello fare format col drone. Dipende. Se tu c'hai un drone che ci vuole una vita, devi usare un cellulare che è un macello. Invece questo non ci vuole manco un cellulare. Niente, niente. Qui non la dice la durata, però è quelle le batterie. A me me l'ha detto quel ragazzo lassù, ha detto più di un'ora non te dura, ha detto massimo che va una 55 di minuti, ha detto. E invece il drone, usandolo anche piano e tutto, 38 minuti non dura. Aspetta, allora voglio vedere. Giuseppe, mi costeria un video unboxing del drone. Lo farò. Farai un video alla diga col kayak? Speriamo che lo farò. La diga ha fuoriuscito comunque, ha fuoriuscito la diga dalle feritoie. Vedi, adesso non mi sto a muccicare le unghie, sto a muccicare le pellette laterali, perché ogni tanto ho qualche pelletta, allora me la mangio, mi piace, però non va bene. No. Non va bene. Viva la diga di Cingoli! Allora, per la prima volta in vita mia, allora, prima ho fatto il drone da KJ, l'ho pagato quella volta quanto ha voluto, allora, 200... quanto ha voluto? È anche una soddisfazione, no? Ti sei fatto le robe per conto tuo. A parte che sempre tu ti sei fatto per conto tuo. Quasi sempre. Perché quella volta di Andrea KJ, il primo drone... No, dico anche tutte le macchine che ti sei fatto. Tutto, sempre da solo, sì. Quello è vero. Però io quanto l'ho pagato quella volta? 3,50? No, l'ho pagato... Ma aveva fatto lo sconto che era usato. Ho comprato il suo usato, quello vecchio. Lui ha comprato il 2 e io ho comprato l'1. Però c'è un video che tu dici che avevi pagato 700 totale, no? Perché era il combo quello che c'avevi, no?
che però ti aveva messo 100 euro uno, 100 euro un altro, e tu avevi messo di meno. Sì, era più o meno sulle 300, adesso non mi ricordo più del preciso. De tasca tua proprio 300. Sì, de tasca mia 300, anziché 600. Dopo quello mi si è rotto un tenalbero, mi si è schiantato, poi quell'altro, l'SE, quello che mi ho comprato insieme, no? Ti ricordi che mi si è sparito lassù? Sì, si è perso Santa no. Sperandia. E dopo siamo andati a cercarlo. Siamo andati a cercarlo, poi già c'ero andato con la fidanzata mia a cercarlo lì 3-4 ore. Mamma mia, quanto mi sono sbudellato, guarda, che macello. Comunque in totale questi droni hai speso un macello. Un macello, ho speso 3.000 euro. E che se stora c'avevi, cioè, che era uscito questo, pegavi direttamente questo. Certo, e non me l'avrei perso mai. Cioè. Ormai quello che fatto è fatto, non mi sto a lamentare, no, non ci lamentiamo, cerchiamo da fare. Raccontiamo le cose. Raccontiamo i dati del fatto. Sono ripartiti due DJI, no, tre DJI. Tre, perché questo è il terzo, quello che è appena. Ma secondo me questo, anche senza involucro, è impermeabile. Perché non credo che c'è l'involucro. Io lo sai cosa penso? Io ho visto l'involucro, me l'ha fatto vedere. Con l'involucro c'è poi poi andare sott'acqua. Ah, direttamente. Non penso che se tu ci vai sott'acqua così non bocca dentro l'acqua, quello te la giochi. Pensa positivo, Matteo. E certo, Chupacabras. Questa è la ventosa, vedi? La ventosa per attaccare l'anta alla macchina. Sì. Tutte le corde, vedi? C'è pure la pettorina, se tante volte andassi in bicicletta mi posso mettere la pettorina. Sì. No, eccolo l'involucro. Però comunque anche dovrebbe passare l'audio. Non lo so, perché io ci vedo. Vedi qua lo schermo? Io ci credo poco che passa l'audio, perché ce l'ho avute queste sottomarche e non è passato mai niente di audio. Cioè, non però questa non è sottomarca, è Kodak. Questa no, non è sottomarca, è vero, è vero. Dovrebbe vado. Però c'è sempre l'involucro, capito? L'involucro non senti un cazzo. Oh, sarà stato fatto apposta. Tanto la roba de marca è sempre buona. È vero, è vero. Kodak è sempre stata una marca buona. Tutti i fotografi al mondo ci ha avuto Kodak per stampare le foto. È la prima macchina che è venuta fuori. Penso. Pensa tu. Sì, la prima macchina per fare le fotografie. Chupacabras, se Matteo, mi dispiace, vorrei chiederti scusa a tutti se ho detto qualcosa di negativo prima. Sono stato sospeso 30 minuti per aver pensato che Federico fosse stato abbindolato. Mi dispiace molto, chiedo scusa a lui e a te. Vabbè, dai, non ti preoccupare, non fa niente, dai. Vabbè. Adesso aspettiamo a Mauretto, io nel frattempo vado a trovare quella signora che era una persona che mi voleva tanto bene, che è incosciente, adesso la vado a trovare subito. Questo scarico al massimo, dici, non si può provare. Non lo so, però lo scarto facendo un unboxing, è vero. Allora, Birichino, ma il vecchio drone l'hai perso o si è rotto? No, è perso. Mickey Short. Dovresti andare a vedere il video. Andate a vedere nel video l'ultimo video. Senti che roba, oh! Allora io vi chiedo il favore, vi consiglio anzi, da vedere il video HE Arte Montesi nel canale YouTube quando mi si è perso. E dove hai detto le batterie? Dove le batterie? Deve arrivare fra qualche giorno. Ah, casa ce l'hanno in Ancona. È già pagato e tutto. Tutto pagato col finanziamento, però mi deve arrivare, quando arriva mi chiama. Ma le batterie, solo le batterie o anche il caricatore? Tutto, c'è la valigetta, tutto il kit. Valigetta, due batterie, il caricatore per tre batterie, compresa quella che c'è qui. Sarebbe la versione combo. Sì, però a parte, capito, non la fa la versione combo. È a parte, 188 euro tutto quanto compreso. Mamma mia. Pensa che macello dei quadri, però tanto ce le vuole. Sì. Te dici, giustamente dici, però quindi se io... Quindi quattro batterie c'hai. Sì. No, tre. Perché no. Una qui e un'altra due che deve arrivare. Ah, due, solo due della. Perché il caricatore è da tre. Il caricatore che deve arrivare nel kit è da tre, però ce n'è due, perché una è qui. Perché il fanno apposta, capito, per far spendere più. Sì. È tutta una tattica, la DJI l'ha studiata bella, eh. È tutto signoraggio.
Però noi abbiamo bisogno di questi macchinari per creare produzioni belle. I video e arte sono meravigliosi, grazie John Pandolfi. Dopo ci vado a lavorare per voi, eh. Devo spendere 3-4 ore per unire il filmato di ieri. Finirai tra 2 anni di pagarlo? Se Dio vuole che campo, se non campo, se vuole il cimitero, si autoestingue da solo il finanziamento. C'è l'assicurazione che se in caso di zombità, che diventa uno zombo, si autopaga da sola. È quello il bello dell'assicurazione, dei finanziamenti. Questa è la come si chiama? DJ Care Refresh. L'assicurazione. Ah. Però uno che te paghi l'assicurazione non te due a far pagare più in caso di perdita. Esatto. Però ci vogliono guadagnare sempre. Infatti. Non devi andare al cimitero, Matteo, altrimenti l'erede dovrà pagare per il drone. No, perché l'assicurazione si autofinanzia da sola la mia morte. Non è vero niente. Dopo quando lo fai l'unboxing, devi, come lo fai? Dal tecnico? Perché come fai a capirci qualcosa? Lo faccio a casa. Ci capisci, sì. Metti caso che la lingua dopo in inglese. Non ci capisci niente? Che devi impostarlo, il telecomando, devi mettere la linea. Niente, non capisco niente io. O mi chiami quando lo fai, che ti do una mano, sennò come fai? È impossibile. Sì, ti chiamo, fammo l'unboxing insieme se vuoi. Il bello dei finanziamenti è che se muori nessuno te domanda più niente. Pensa che bello. È bello, ma non è bello che muori, quindi è un macello. È un macello. Allora basta, io stacco che vado dalla signora Edegarda, puretta, che sta tanto male. E la vado a salutare e dopo, e intanto mentre la vado a salutare viene Mauretto, se me potete aspettare dopo ci andiamo a piare qualcosa lì, sì. E poi vado a casa, unir il filmato, mi preparo, mi c'ho da tagliare la grattacacia, qua c'ho da fa. Che ora è? Le 4? È le 4, è le 4 e 20. Dov'è lo Mauro? A posto, dai, fine allora. Ciao. Io continuo la produzione con l'intercessione a Gesù tramite la coroncina della Divina Misericordia. Edegarda era una signora, mi voleva tanto bene. Adè però non è più cosciente. Io saluto a Michele, il figlio, e Vittorio. Vittorio è il figlio, Michele sta in America, Vittorio sta in Italia che guarda la mamma. Quindi saluto a Michele, te saluto e ti abbraccio forte per mamma tua, che io voglio bene e io vorrò sempre bene. No Giuseppe, io non faccio più niente. Notte, dopo al ritorno un'altra live con Mauretto? Non credo che farò un'altra live. Adè però devo andare a vedere sta signora, perché sennò dopo mi va troppo tardi. Mi ha detto alle 15, è passata un'ora e 20. Quando fate un video al Mac? Mai più. Bel Giuseppe, come non fai più niente? No, non vale la pena, per 50 euro al mese, come te ne va? E poi 50 euro quando va bene? Quando va male 20 euro, sì, che ce fai? Sì. Dani ha gettato la spugna? Basta, per carità. A posto. Allora, essere sputtanati tutto un continuo per 50 euro nemmeno al mese non è bella, ve lo assicuro. Non è tanto quello, perché non funzionava la chat pure. Non funzionava un cazzo, la linea non funziona niente, paga un occhio della testa. Non è quello dei sputtanamenti, che cazzo me ne frega, non me ne frega niente. Non te frega niente di sputtanamenti? No. È perché non tutti riescono a sopportare tutti gli sputtanamenti, le denigrazioni, le offese, le ingiurie, sì, sì. Le minacce di morte tutto un continuo. E dopo io ci ho avuto anche una proposta, adesso lo dico, per farvi contenti e contento. Ah, di quella là. Ci ho avuto la proposta, io non ho accettato. Perché dopo, se io accetto, quello lì, con l'azienda lì che mi ha fatto, mi voleva che mi sponsorizzava, mi aiutava. Bidù. A st'ora era contattato da quello lì dello svizzero lì, sì, e di sì. Quell'altro gli diceva: Matteo Montesi è un delinquente, un assassino, lasciate perdere, si comporta male. Quello ci credeva, sì, ho capito, 100%. Ci credeva come l'amo, ci ha creduto le stronzate. Allora bel Giuseppe sei abbonato. Oh cos'è? Oh, un cuoricino. Parla un po'. Allora mi abbono qui da Matteo. Bravo bel Giuseppe, bravo. Sì, grazie bel Giuseppe.
Mi dispiace che Dani non fa le live, però non può sentire tutte ste offese, se, anche se non gliene frega, però non guadagna un cazzo sul Twitch. E dopo la gente pia tutto sempre per il culo, tutto un continuo, parlene sempre di me male, parlene con Dani, ma parlene di me sempre male. Sul canale mio che si parlava di Matteo, ma che ragionamento. Allora, nel canale di Dani si parla sempre male di me, nel canale di altra gente che fa stream parlene male di me per far successo. Ma come si fa? Ma com'è possibile? Ma poi io voglio stare nel bene, non mi interessa il male, capito? Stufo io. Dani non si corrompe facilmente come fate tanti di voi che parlando male di me fate un sacco di soldi e successo. Io voglio stare nel bene, non mi interessa. Ogni volta che entravi c'era qualcuno che diceva male, ma non di me, diceva male su di te oppure su altro. Certo, capito? Certo, sempre di me parlene, deve ne lavorare su di me, perché vuole ne vedere mentre la cassa da morto. Basta, però mentre la cassa da morto ci andremo tutti, però speriamo più tardi che mai. Potevi bannarli, ma anche se li banni fanno i 1000 account falsi. Ma non è, ti ho detto, non è tanto quello, alla fine potevo sorvolare su ste cose, non mi interessa. Però il fatto che non va la chat, ho provato in tutti i modi, e non me ne va di spendi soldi per voi altri, non me ne va. Poi non vale la pena, perché devi spendere più di 30 euro della linea internet. 35 la linea internet, e poi non basta quella, ma devi pagare pure altre cose, perché non te pia in giro, se scollega tutto un continuo, sempre rompe i coglioni. Facendo la team prendeva, però non me ne va. Non me ne va proprio a me più di fa. Smattite. John Pandolfi, sul canale di Dani parlano sempre male di Matteo, odio questa cosa. Però Dani giustamente dà il libero arbitrio, dà come Dio, no? Dio lascia liberi, l'amore più grande lascia liberi. Quindi Dani... Però dopo a me mi dava fastidio sentire sempre male di te, capito? Allora basta. Ha fatto bene Dani a lasciar perdere, dice Ciupa Capras. Sei tu, sei, capirai. Guarda, buone Dani, non ce vuoi bene. Che cavolata, che cavolata. No, non c'è. Andate a cercare Gesù, basta con queste cazzate. Bravo Dani, bravo. Giuseppe, lasci quella nativa di Twitch senza spenderci soldi, era meglio di niente, secondo me. Detto. Sì. Adè, veniamo su. Due, lassù sopra. Sì. Vabbè, lì è al bar, Mauro, al bar. C'è un bar dentro. Sì. Sì. Dopo Matteo deve andare un attimo via, lo aspettavamo un attimo. Se no mi si fa tardi. Vabbè. Arrivo, ciao. Allora, adesso famo vedere Mauretto un attimo in live, che vuole ne vedere. Per voi Mauretto dopo un attimo qui in te la macchina prima che parto, così vi do un saluto. E dopo io continuo la coroncina della Divina Misericordia, dai. Così ci affidiamo la misericordia di Gesù, che ci avesse compassione per noi, che già ce n'ha avuta fin troppa, che si è lasciato sbudellare per la cattiveria delle creature umane imbastardite, che babbi imbastardite. Ma non basta una volta, sette generazioni perversi. Pensa che schifo. In sette generazioni non c'è riuscito a far capire alla gente che si deve fare del bene. È vero, è vero. Che mascello, che kebab, che kebab. Caino. Caino. È vero. La generazione di Caino. Oggi dovrebbe essere l'11 di giugno 2023. E ancora sono in vita. Ancora sono in vita. Eppure tu sei in vita, sei in vita. Che cosa viviamo a fare, no? Uno si può domandare, per amare ed essere amati. Ma se ce va tutte storte, non te la vita, chi è che ci ama? Pare che non siamo amati. Eppure qualcuno ci ama. Il Dio Onnipotente ha creato il pianeta e le creature. Le creature sussistono grazie a gli elementi, a le risorse. Quindi le risorse ci fanno sopravvivere, e il mangià e le energie che ci ha donato il Dio. Dopo, se ci va tutte storti, quello è un problema di ognuno di noi. Dio ci ha dato tutte le possibilità per vivere bene, ma le creature l'hanno sconvolte queste possibilità e l'hanno ridotte in una situazione spregevole per vivere male.
Quindi adesso io leggo questo libricino, però fammi chiudere lo sportello, sennò me lo portene via. No, oggi è sabato 10 giugno, mi sono confuso, un giorno in più. Allora, senti bene, 10 giugno, guarda, il libricino del padre Severino, buonanima, eterno riposo dona padre Severino, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Parole di Gesù, ho altre pecorelle che non sono di questo vile, anche queste io devo condurre. Tratte da Giovanni 10:16, quindi altre pecorelle che non sono di questo vile, anche di altri pianeti. Ogni pecora lontana deve essere chiamata, ogni pecora smarrita deve essere ricercata, perché si deve fare un solo vile sotto un solo pastore. Quindi c'è due esempi, pecore che non sono dell'ovile, di quelle che si trovano sia su questo pianeta Terra e sia su altri pianeti. E poi anche nel pianeta Terra ci sono pecore che non fanno parte di questo vile, nel senso dell'ovile di Gesù, ma fanno parte dell'ovile di altri dei, che idolatrizzano altri dei all'infuori di Gesù. Quindi quelli lì pure Gesù è venuto per condurli da lui, in modo che li salva, perché senza di lui non c'è salvezza. Quindi le pecore smarrite, senti, le pecore smarrite sono i lontani dalla religione, quelli che fanno a meno di Dio. Ecco, questo qui è un libretto antico come la broda, de padre Severino, che spiega sotto un giudizio umano quello che secondo il giudizio umano percepisce queste frasi di Gesù. Quindi sono i lontani da Dio, sono quelli che si sono staccati dalla comunità, che non si uniscono più in assemblea, si sono isolati, non sono più chiesa, non si sentono di essere chiesa, sono pecore smarrite, quelli che hanno dimenticato il loro battesimo, quelli che hanno fatto e fanno come il figlio il prodigo, come la Maddalena che era lo scandalo della città. Pecore smarrite sono quelle che non vogliono conoscere il Salvatore, che rifiutano il suo Vangelo, sono coloro che rinnegano Gesù Cristo e con mezzi diabolici combattono la religione e avvelenano le anime. Senti bene, questo è proprio del 10 giugno. Anche i battezzati che vanno alla messa possono essere pecore smarrite. Sono i cristiani di solo nome, gli induriti nei vizi, i sordi ai divini richiami, quelli che servono due padroni. Pecore smarrite sono gli infedeli che ancora non hanno avuto il missionario. Sono molti i popoli delle immense religioni dell'India, della Cina, che ancora non sanno che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Gesù ricerca le pecore smarrite. Gesù è il buon pastore. Il buon pastore lascia le 99 pecorelle al sicuro e va in cerca di quella che si è allontanata dal gregge e si è sperduta. Attraversa la valle, penetra la foresta, sale la montagna, cammina per luoghi deserti con grande fatica e cerca e ricerca fino a che non trova la pecora smarrita. Finalmente sente un belato. È proprio la sua pecora ferita in mezzo alle spine. Corre, la libera e la ripulisce. Non la bastona, non la costringe a forza a raggiungere il gregge, ma se la pone sulle spalle, la tratta con dolcezza e la riporta all'ovile. La fa vedere agli amici e dice: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. E questa è la lettura tratta da Luca 15:6. Gesù è venuto a chiamare i peccatori, vuole che tutti si salvino e arrivino a conoscere la verità. Egli ama i peccatori, li ricerca, li libera, li riconduce, li difende dai lupi, vuole un solo vile sotto un solo pastore.
la nostra cooperazione per salvare le anime. Non solo i missionari, i vescovi, i parroci devono lavorare per salvare le anime, tutti i cattolici devono essere apostoli. È dovere di tutti i cattolici lavorare per il regno di Dio, evangelizzare, ricondurre sulla retta via coloro che da essa si sono allontanati e si sono smarriti. Ogni cattolico deve darsi da fare per riportare al buon pastore i battezzati diventati cattivi. Ogni cattolico deve avere lo spirito missionario, deve compiere opere di misericordia per salvare i fratelli smarriti. Gli educatori cristiani devono formare le anime all'apostolato. E questo libro è degli anni 50, eh? Fa conto che adesso perfino i catechisti sono contro Dio. Gli umani, in genere, sono diventati contro Dio. Ma anche coloro che non sono umani sono contro Dio. Non tutti, ma tante razze sono contro Dio. Si sono dissociati dall'amore. Gli educatori cristiani devono formare le anime all'apostolato. Io mi ricordo un catechista che aveva bestemmiato a Dio. Io ho detto, ma te sei catechista, bestemmi a Dio. Se non eri catechista, non è che potevi, cioè, se bestemmiavi, non faceva differenza. Invece, essendo catechista, bestemmi a Dio. Lui ha detto, quando ci vuole, ci vuole. Ma che discorsi è? Che discorsi è? Ci fa il catechista? Non lo fa, no? Bestemmia quanto te pare, ma non fa il catechista. Gli educatori cristiani devono formare le anime. E la Chiesa raccomanda che in modo speciale siano iniziati all'apostolato gli adolescenti e i giovani e siano pervasi da spirito apostolico. Tutti dobbiamo cooperare alla salvezza delle anime con la preghiera, col sacrificio, con l'apostolato e anche con l'offerta generosa perché i missionari possono avere i mezzi per evangelizzare le genti. O Signore, noi siamo fortunati perché siamo nel tuo ovile. Per ringraziarti degnamente ti promettiamo che faremo più apostolato. Guarda, o Signore, le anime lontane da te e chiamele alla tua Chiesa. Il Vangelo arrivi ai popoli che ancora non lo conoscono. Tutte le genti ti adorino e cantino lodi al tuo nome. Allora, sappiamo bene che la confessione è una purificazione della sporcizia nell'anima che abbiamo creato noi con la nostra col nostro modo da comportarci nel peccato, no? Adesso non c'è più distinzione del peccato, però a parte questo, quando uno si va a confessare te confessi, ma se non sei pentito di quello che fai, Gesù non è contento. Non è contento Gesù. Gesù gli dispiace, è affranto, è una pecora smarrita pure il doppio, perché se uno si va a confessare e dopo rifà le stesse cose cattive contro l'amore e contro il Padre Eterno, non è contento. Quindi non c'entra niente, la confessione non c'entra niente. È peggio, è un peggio peccato confessarsi e rifarlo. È un peccato raddoppia. Quindi Gesù non è contento di coloro che si confessano dei peccati, ma dopo li rifanno ancora peggio. E quindi le pecore smarrite sembra un giudizio, ma tutti siamo smarriti, anche i preti. Anche i preti cattolici, i preti musulmani, i preti buddisti, i preti induisti, i preti testimoni di Geova, i preti protestanti, tutti siamo in peccato, tutti fanno i peccati. La maggior parte dei preti bestemmiene a Dio e la Madonna. E te dirai, ma com'è possibile, Matteo, che dici questo? Ormai l'essere umano e anche non umano è contro Dio. Siamo diventati, la maggior parte di creature, demoni. Demoni. Siamo lontani dall'amore. E purtroppo tante creature credono che l'amore ha portato alla divisione. Invece non è l'amore, è
l'antitesi dell'amore, è il contrario dell'amore che ha portato la divisione. Il male l'ha creato il contrario dell'amore, non l'ha creato Dio. Dio ha dato libero arbitrio a Lucifero. Dopo uno può dire, no, me può dire, Matteo, ma perché ha dato libero arbitrio, la libertà a Lucifero da scegliere il male? Gli ha dato il bene, era infinito bene, infinita luce, perché gli ha dato libero arbitrio da scegliere il male? Perché l'amore ti dà la libertà. Quindi per amore la libertà è tutto. L'amore vero è libertà. Santa Teresa del Bambino Gesù. Santa Teresa del Bambino Gesù visse solo per amare Dio e le anime. Fu un'anima missionaria. Cantava il suo diletto: vorrei illuminare le anime come i profeti e i dottori. Vorrei percorrere la terra predicando il tuo nome e piantando sulle regioni infedeli la tua croce gloriosa, o diletto. Vorrei annunciare il Vangelo in tutte le parti del mondo, fino alle isole più remote. Vorrei essere missionaria. Dal monastero scriveva la sorella: non vi è che una cosa da fare qua giù, amare Gesù, salvargli anime perché egli sia amato. Per conquistare anime desiderava immolarsi e invocava il martirio. Avrebbe voluto, come Sant'Ignazio di Antiochia, essere maciullata dai denti delle fiere, come Sant'Agnese e Santa Cecilia, presentare il collo alla spada del carnefice. Diceva: non voglio altra gioia che quella di immolarmi ogni giorno. E fu davvero come una martire, soffrì sempre per amore. Santa Teresa del Bambin Gesù è la santa protettrice delle missioni cattoliche. Dal cielo fa piovere le sue rose sui missionari perché venga il regno di Dio. Quindi noi dobbiamo fare del tutto per comprendere che il male non ce lo offre Dio, ma ce lo offre Satana. Quindi il demonio il suo gioco è a far credere che tutto quello che capita è causa di Dio. Il demonio è riuscito a incapsulare nella mente umana e non umana di tutte le creature, è riuscito a far capire errato. Il demonio è riuscito a far credere a tutti noi che tutto quello che succede è per causa di Dio che l'ha permesso. E questa è l'astuzia diabolica luciferina. Lucifero è questo. Invece, Osmodeo, che è il demone della morte e della divisione, Asmodeo, e lui ci fa credere che noi non abbiamo motivazione per vivere. Ci fa credere che noi viviamo per niente. Asmodeo è un demone per eccellenza, è quello che sta al fianco del demonio, del Lucifero. Asmodeo era un guerriero, e lo è tuttora, contro l'amore, e un tempo invece era un guerriero per l'amore. Quindi tutti questi demoni al fianco di Lucifero si sono sdegnati contro l'amore, e adesso fanno credere a tutte le menti che tutto quello che sta succedendo, le cause materiali e spirituali, che fossero causa dell'amore. Ma invece l'amore è gioia, è pace, è perfezione, è guarigione, è felicità, è dolcezza, è premura. L'amore vero è questo. L'amore vero è la sorgente, è Dio. L'amore vero è Dio. Non è divisione, non è odio, non è tenebra. Quindi Dio non è fesso. Dio sa perfino il numero preciso, esatto, che ci abbiamo nel capo, i capelli. Sa tutto Dio. Sa tutto di tutti e tutto di tutti. Allora uno può dire:
Ma Dio perché ha permesso che Lucifero si sdegnasse contro l'amore e si trasferisse su Marte e poi da Marte si è trasferito sulla Terra a imbrogliare le menti abbindolate dalle tribolazioni? Perché? Perché ha permesso questo? Allora uno dice, ma com'è possibile che infinito amore che ha permesso che questi demoni assassini e questo diavolaccio si trasferiva da Marte sulla Terra? Perché ha permesso questo? Allora non è amore, no? Uno se può dire. Eppure perché la libertà è amore. L'amore è libertà assoluta. Ha dato la libertà agli angeli di dissociarsi dall'amore. Allora uno se può dire, se può no, sdegnare, dice, ma com'è possibile? Ma io lo so che è amore, ma non doveva permetterlo, no, che Lucifero facesse questa scelta, eh? Guarda, come ho detto Lucifero, quella si è girata, va. Quella, come ho detto Lucifero, si è girata, ma guardando incazzata. Allora dicono, non doveva permettere. Allora pare che noi tentammo a Dio. Allora io chiedo a Dio, no? Oh Dio, perché hai permesso, dopo non tentare il Signore Dio tuo? Perché faccio come Giobbe, no? Quando era sbudellato, che tutti lo allontanavano, c'era la lebbra, c'era la scabbia, era tutto sbudellato, le carni imbastardite, era un kebab che camminava putrefatto. Prima aveva tutti i regni e Lucifero gli ha detto a Dio, io voglio tentare fino all'ultimo a Giobbe, e Dio gliel'ha permesso. Allora dicono, ma possibile che Dio permette lo sbudellamento? Però Dio gli ha detto, io te permetto da tentare a Giobbe. Quindi non era colpa di Dio, però Dio l'ha permesso e pare che è una colpa. Però tu non farai mai morire a Giobbe. Infatti Dio ha forgiato Giobbe tramite il demonio, però dopo Giobbe, chi è che l'ha letta la lettura e la storia di Giobbe? Dopo però Giobbe ha perseverato fino alla fine in Dio. Perseverando fino alla fine, Giobbe ci ha avuto mille volte più di quello che ci aveva prima, che prima era benestante, era ricco, c'aveva un sacco d'averi, un sacco di terre, un sacco di animali. Dopo è diventato mille volte più ricco di prima, perché aveva perseverato in Gesù, in Dio. Quella volta Gesù ancora doveva venire sulla terra, era venuto in altre epoche, in altre generazioni prima di Giobbe. Questo è un altro discorso. Però comunque vada, lui aveva sempre, non si era sdegnato contro Dio. La moglie gli diceva, ma mettete con Satana, no? Vedi che ti dà tutti i regni della terra se te metti con lui, eh? Ti dà tutto il benessere, tutto il materiale, tutto ti dà, te togli le malattie, però a costo dell'anima, che te pia l'anima, te manda all'inferno per sempre. E la dannazione eterna è l'assenza dell'amore per l'eternità. Quindi noi dobbiamo invece pensare, fare del tutto per non farci dannare e l'anima, e far del tutto per affidarci alla sorgente dell'amore, che è Gesù inesauribile. Quindi ed è, mitragliamo l'inferno con la coroncina della Divina Misericordia e il Santo Rosario, mentre vado in farmacia tutto un continuo. Guarda, oh, vedi quel ragazzo lì, è un vicino di casa mia che ci giocavamo insieme quando eri miei piccoli. Adesso ha 50 anni, pensa. C'ho 50 anni, pensa quanto tempo è passato. Il tempo passa, sfugge. Presto saremo nella cassa da morto. Cerchiamo da volerci bene, affidarci all'amore, perché se non ci affidiamo all'amore è finita. È finita proprio, è finita del tutto. Perché noi siamo venuti al mondo per amare ed essere amati, non siamo venuti al mondo per odiare ed essere sempre allo sfascio, alla tenebra, all'obbrobrio, al disastro più totale, sempre peggio, tutte le cose sempre peggio, va tutto un continuo sempre peggio. Perché?
perché proprio il demonio fa apposta per farci sdegnare contro Dio. E il demonio dice: vedi che Dio permette le cose brutte, dove è Dio? Allora bestemmiamolo, imbastardimoci contro di lui, perché vedi cosa ha permesso? Ma dopo alla fine quello che ha permesso più grave Dio è stato a permettere che gli angeli si trasferissero sulla terra, che dopo ci hanno abbindolati il cervello e il cuore. Dio ha permesso che gli angeli del demonio si trasferissero sulla terra, e questo pare che noi tentiamo a Dio. Infatti dobbiamo dire: ma Dio, perché hai permesso che questi angeli venissero sulla terra e abbindolassero così tanto le creature che abitano qui nel suolo terrestre e siamo sbudellati dal demonio, credendo che è colpa di Dio? Perché? Perché? Questo però lo potremmo anche dire. Però tentare il Signore non va bene, non va bene. Vedi che lo dico io, mica sono un prete. Gesù è la sorgente dell'amore, però l'amore non si limita, non è limitato. Ha dato a Lucifero addirittura la libertà da trasferirsi sulla terra, a ingannare gli esseri a sua immagine e somiglianza di Dio. E quindi noi siamo ingannati. Siamo abbindolati e siamo posseduti, vessati e illusi. Siamo illusi, confusi e siamo finiti. Una generazione ribelle finita contro l'amore. Ma noi viviamo per amare ed essere amati. E quando non vediamo l'amore, pensiamo al pianeta. Pensiamo come Andrea Garbini, che saluto di cuore, ciao Andrea, che lui pensa al pianeta che lo ama, pensa all'universo che lo ama, pensa ai pianeti che lo amano, pensa alla natura, alla vegetazione, alla fauna, alla flora e la fauna che lo amano, lo sostengono con le risorse. Noi pensiamo alla natura che ci sostiene e ci ama. Se non c'è le persone che ci amano, è la natura che ci ama. Apposta che si è creata la New Age per non dire che ci ama Dio, si dice che ci ama la natura. Però chi è che non crede in Dio, oppure crede che Dio ci ha dato le cose brutte, noi dobbiamo allora in quelle circostanze pensare: ma il pianeta, le risorse, le piante, la flora, la fauna, i sconfinati panorami bellissimi di montagne, colline, mari, tutta la natura in genere, il paradiso ci ama. Noi in commè siamo amati. Le persone non si amano. Alcuni sì, delle eccezioni si amano, ma la maggior parte sono diventati creature che vedono il materialismo e basta, non vedono la luce che brilla in un mare di tenebre che si è creati le creature stesse che abitano qui su questa terra. Che sono state ingannate da Lucifero, dal portatore di luce un tempo, ed è porta l'odio, la tenebra, e porta l'inganno astuto del demonio a farci credere che Dio ci fa tribolare. Dio vuole il nostro, l'inganno astuto del demonio è farci credere che Dio vuole la nostra tribolazione, la nostra angoscia. Invece non vuole la nostra angoscia, vuole la nostra felicità, vuole la nostra gioia, vuole la pace, vuole la perfezione, vuole la guarigione. Perché quando c'era Gesù ha fatto sempre le guarigioni, tutti i giorni faceva migliaia e migliaia di guarigioni. Nella Bibbia c'è un passo che dice, narra che se si scriveva tutte le guarigioni che ha fatto Gesù durante 33 anni di vita, non bastava tutti i libri del mondo per discutere di questa cosa e per raccontare e narrare tutte le meraviglie di guarigioni che ha fatto. Quindi l'amore è amore e vuole la felicità,
Gesù vuole la felicità nostra. La gioia, la pace, la perfezione. Il demonio vuole la distruzione nostra. E il demonio fa del tutto in modo che noi malediamo l'amore. Quindi il demonio fa del tutto per farci maledire l'amore. E l'amore c'è nel pianeta. Se uno non lo vede in Dio, in Gesù, te un prete, perché tanto nelle persone non potremo vedere l'amore, in tutte le persone, è difficile avere l'amore nelle persone. Però c'è delle persone che veramente ancora amano. Però te voglio dire, se non lo vediamo nelle persone, vedemolo nel pianeta, vedemolo nelle risorse, vedemolo in un bosco, vedemolo in una collina, in una montagna. È importante. C'è l'amore, c'è. Dove non ce l'aspettiamo c'è sempre l'amore, perché sennò a st'ora non eri in vita. Non è che siamo venuti in vita per tribolare e per star male e per sbudellarci e per morire per sempre in eterno. Siamo venuti in vita per essere amati, per amare ed essere amati. È quello il risultato della vita, la condizione che stiamo tutti, una condizione di la condizione motoria è una condizione di creare beneficio. Finché ci muoviamo potremo creare beneficio. Persino i santi, no, disabili, c'è stati tanti santi in tel letto, tutti pieni di sangue, con le stimmate, non si muove neanche da un millimetro, eppure portavano la guarigione agli altri e portavano la gioia, la felicità, la conversione ai cuori imbastarditi diventati kebab. E quindi voglio dire, no? Noi ci dobbiamo far del tutto per far sì che non dobbiamo farci compromettere non ci dobbiamo far compromettere dalle creature malvagie, ingrate, che scommettono ogni sorta di male facendoci credere che Dio non c'è. Dio c'è, e come ci sarà sempre, sempre stato e sempre esisterà. Noi siamo stati creati per amare ed essere amati da Lui, però se intorno a noi non ci ama nessuno, quello non è causa di Dio. Dio invece no, l'uomo chiede a Dio da farci vedere il suo amore tramite la natura, se non riusciamo a vederlo tramite Lui. Non riusciamo a vederlo perché il male si è radicato sulle creature del suolo terrestre, perché i demoni stanno nel suolo terrestre, stanno sottoterra, stanno a mezz'aria e ci abbindolano il cervello a farci credere che Dio non esiste, oppure Dio ci fa delle peggio cose. Invece Dio, facciamo come Giobbe, che ha perseverato fino alla fine, non ha ascoltato la moglie. La moglie gli diceva, mettete con Satana, gli diceva, no? E invece Giobbe ha perseverato sempre in Dio. E dopo ci ha avuto mille volte di più di quei regni che ci aveva prima. E stava benissimo, è andato in paradiso. Dopo Giobbe, una volta morto fisicamente, è andato nel regno di Dio, nella pace, nell'eternità più totale della felicità eterna, nell'amore più completo e totale. Pensa che bello. Allora non ci lasciamo scoraggiare dalla situazione che noi tutti abitiamo, di tenebre e confusione cerebrale e mentale e spirituale, che stiamo sconvolti. Però sono sconvolti, come ti ripeto, i preti, i vescovi, i cardinali, il papa, i preti musulmani, i preti ortodossi, i preti islamici, i preti protestanti, i preti testimoni di Geova, tutti, i buddisti, tutti sconvolti dai demoni. Siamo indemoniati, posseduti e vessati. Facciamo del tutto per comprendere, a chiedere a Dio: Dio, facci comprendere che il tuo amore va al di là di tutto. È la libertà più assoluta, l'amore. Quindi perdonamoci a vicenda, volemoci bene a vicenda e cerchiamo d'amarci a vicenda gli uni e gli altri.
Gesù, vieni a salvarci, Signore, vieni presto nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Affidiamoci alla misericordia di Gesù, confidiamo in Lui per essere protetti e liberati da tutto ciò che sta per capitare e sta succedendo e succederà, avvenimenti mai visti prima sulla faccia della terra, perché il pianeta si sta purificando e quindi noi vedremo delle condizioni estreme e ne faremo parte di queste condizioni e vedremo tante cose che non abbiamo visto mai prima. Quindi chiediamo la protezione a Gesù. Gesù, proteggici, liberaci, guariscici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi la nostra meditazione del Santo Rosario è i misteri del dolore. Il primo mistero, l'agonia nel Getsemani. Il secondo, nell'Orto di Olivi. E il secondo è la flagellazione di Gesù alla colonna. Quindi chiediamo a Gesù la protezione sua e che ci liberi da ogni male, che ci liberi da ogni male, e che il male purtroppo impera,
è sempre di più, è sempre in aumento. I giovani ormai si sono affidati a Asmodeo e si sono affidati al demonio, ai demoni. I giovani vanno a fare le messe nere, vanno in delle sette sataniche, creano le congregazioni occulte, i giovani fanno i riti magici, i giovani vanno dai cartomanti, dalle maghe, dai maghi, fanno le fatture, le curvature e fanno tutte le cose brutte e malvagie che aprono la porta all'inferno. Quindi è la fine dell'umanità, è la fine della generazione, sia umana che non umana. Quindi noi tutti dobbiamo fare del tutto per affidarci all'amore, alla sorgente dell'amore universale e basta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di spine. L'incoronazione di spine. Gesù, che si è assorbito tutti i peccati di tutti i pensieri e di tutte le opere cattive di tutte le generazioni passate e presenti. Gesù, ti chiediamo di liberarci da tutte le mancanze, le cattiverie, i pensieri malvagi che ci abbiamo noi nella nostra mente, nei nostri cuori e nelle opere. Liberaci Gesù, guariscici Gesù, proteggici Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita al Calvario sotto il pesante legno della croce. Ti chiediamo, Gesù, di farci riuscire a portare sta croce maledetta. Però i santi dicevano che era benedetta sta croce, quindi donaci questa grazia da dire la croce benedetta, Gesù, come tu l'hai portata, la croce benedetta, perché solo tramite la croce noi erediteremo il regno di Dio. Pensa che roba, pare impossibile, pare, no, che senza la croce non andiamo in paradiso. È un macello, pare una contraddizione. Gesù, donaci questa grazia ad accettare questa croce schifosa della nostra vita. Tutte le croci, tutte le cose cattive, brutte, schifose. Gesù, aiutaci tu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte di Gesù in croce. Quindi il Dio si è fatto sbudellare per salvarci e non c'è amore più grande di quello. Quindi Gesù, anche quando non vediamo il suo amore, il suo amore c'è, perché si è fatto crocifiggere per noi. Donaci sta grazia, Gesù, di capire e di comprendere che il tuo amore è folle verso ognuno di noi. La follia del tuo amore è immenso, è immensa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pio, dolce Vergine Maria, adesso ci affidiamo la misericordia di Gesù, confidiamo in te.